Ci sono riflessioni molto importanti che si stanno facendo in questo momento a partire dagli ultimi dati Istat che sono usciti nei giorni scorsi. Noi stiamo vedendo un rimbalzo molto forte della nostra economia che si stima cresca fino al 6% in questo 2021 con un trascinamento importante anche nel 2022. Però il problema è andare a vedere quali sono le componenti di questa crescita, non solo per accompagnarle ulteriormente ma per stressarle. E quello che emerge da un approfondimento dei dati Istat è che è vero che il settore manifatturiero continua a performare soprattutto per quanto riguarda le esportazioni, ma l'altro grande driver di crescita del rimbalzo che speriamo e dobbiamo rendere strutturale, il presidente Draghi ha detto una cosa giustissima, la solidità di questa crescita non si vede adesso, si vedrà nel primo e nel secondo trimestre del 2022. Ma quello che emerge importante è che questa crescita è trainata dall'immobiliare in due grandi componenti, da una parte dalle transazioni, quindi dal fatto che comunque sono ricominciate a ritmo crescente le transazioni immobiliari e dall'altra con tutto il tema delle ristrutturazioni. Allora, se vogliamo continuare ad accompagnare questa crescita nei prossimi anni, anche per rendere sostenibile il nostro debito, alla fine appesantito anch'esso dal PNRR, dobbiamo cercare di capire quali sono i settori su cui puntare e l'immobiliare è uno di questi, sia per quanto riguarda una maggiore velocità delle transazioni e lì forse bisognerebbe fare un ragionamento sulle imposte che vengono fuori dalle transazioni cercando magari di abbatterle per aumentare il gettito complessivo e dall'altra cercare di non stressare subito la chiusura dei vari super bonus, perché sennò rischiamo di perdere un abbrivio fortissimo da qui al 2025.